l'antico vinaio, indubbiamente buono, per carità, nessuno lo mette in dubbio, ma quante alternative, quante opzioni ci sono in più? L'antico vinaio è famoso per avere una fila chilometrica, per essere il locale più recensito del mondo, e quindi siamo qui per provare un tour di schiacciate che possono essere una buona opzione all'antico vinaio. Per questo metteremo tre opzioni: prezzo, qualità e soprattutto fila, cioè quanto dobbiamo aspettare per averci una schiacciata. Siamo a Firenze, qui davanti al Duomo, la città più romantica d'Italia, dopo Roma ovviamente, perché c'è, nel senso, Roma non si può battere. Scusami, cosa? Firenze meno romantica di Roma? Forse non ci siamo capiti, Roma, sì, è Roma. Ah, ti porto a fare un girettino e ti smentisco. Antico vinaio. La prima. 7 euro, sbriciolona, pecorino e basta. E pomodori, pomodori secchi, crema di funghi. In media con le schiacciate che andremo a vedere, la roba basic media che troveremo. Un po' povero forse di pomodori secchi? Ma diciamo, allora c'è molta più sbriciolona che altri ingredienti. Poteva andare peggio però, poteva andare peggio. Quindi ora dobbiamo dare i tre voti a questa schiacciata appena la proviamo entrambi, ovvero quantità, prezzo, bontà, quanto è buona, quanto ci piace, quant'è la qualità, insomma, degli ingredienti, e soprattutto quanto abbiamo aspettato di fila. Come vedete, antico vinaio, insomma, in realtà c'è meno fila del solito, eh? Sembra quasi come all'apertura, quindi in realtà vale la pena 10 di mattina o alle 5 e mezza di pomeriggio. Buono, orizzetti si sentono un bel po', pecorino un po' annichilito forse, rapporto quantità prezzo, è pure bella croccante, un po' unticcia, 8. Mi confronto in base a quelle di Arezzo che ho provato, che costavano circa 5 euro ma erano la metà tipo, quindi per me 8 ci sta tutta. 7 euro questa qua, quindi pecorino e crema di funghi un po' di sottofondo, però sbriciolona è proprio... Da quant'è che non mangiai una schiacciata d'antico vinaio? Ere geologiche. Il sotto è bello croccante, la parte sopra bella unta, morbida, soffice. Si difende bene, eh. Io pensavo di partire col piede di guerra con l'antico vinaio. Tra me i funghi si sente il suo carattere, insieme ai pomodorini secchi e sbriciolona, che comunque sono ingredienti che hanno un sapore molto forte. Rapporto quantità prezzo, questo lo sai tu, io ancora devo sperimentare, però anch'io tu lo sai. Io gli do un 8 perché comunque sono grandi. Gli ingredienti sono buoni, magari non è quella qualità top del top, però comunque è grande. Stai dicendo che l'antico vinaio è veramente buono, buono, buono in culo. Ma quindi scusa, i concorrenti che dovremmo confrontare adesso? Il problema delle schiacciate l'antico vinaio, secondo me, quando arrivi alla fine ti stomacano. È da dividere a metà allora. Esatto, ci deve dividere perfetto. A metà. Quindi raga, consiglio, se andate all'antico vinaio, una da dividere a metà. Due. Perfetto. Due persone ci sta. Perfetto. A bontà un 8 meno. Raga, ma quindi no? Però bisogna parlare dell'attesa. È un punto dolente, perché sia se ordini da Deliveroo, allora c'è da dire, l'abbiamo presa da Deliveroo. Sì. Ma dalle 11 di mattina fino a post ora di pranzo, no proprio. Però sono le 5 e mezza, sono rimasti aperti ancora due store dell'antico vinaio, stimata 10-15 minuti, sì, secondo me, perché non l'abbiamo cronometrata avendo la presa da Deliveroo. L'attesa potrebbe variare veramente a pranzo tanto. 45 minuti di media, 45 minuti abbondanti a pranzo ve li fate. Andiamo alla prossima e alle prossime di questo video, che dovranno competere con un bel stallone. Un bello stallone. Un bello stallone dovrà sì, combattere. Sì, dai, a carattere. Il primo che vedremo, perché ne abbiamo trovati purtroppo già due chiusi, Fratellini, vicino ai gironi dei Ghiotti, che anche quello mi avete consigliato sempre su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì, perché anche quando vado a fare i tour mi consigliate dei bei posti e poi non piangono perché dicono non sei andato da là, eccetera eccetera. Quindi seguitemi su Instagram e dopo aver messo me il follow, se non lo seguite, seguitelo su YouTube, su Instagram, su Netlog, su Facebook. Andiamo a prendere sta schiacciata dei Fratellini, la prima schiacciata con la sbriciolona. Finocchiona sbriciolona. Finocchiona sbriciolona, infatti mi sono confuso un attimo. Sono cugine, io, diciamo, dai. Mamma mia, l'odore, regà, è fuori di testa. E crema di formaggio. Crema di formaggio c'è, crema anche, formaggio. È vero. 4 euro. Sì, questo qui è un posticino molto interessante perché è economico, ha un sacco di gusti. Iniziamo a dare qualche votino. Tempo, 9 e mezzo. Sì, dai, ci sta 2 minuti e mezzo, sì, che è veloce. Ci abbiamo messo 2 minuti e 30, piccola parentesi. Abbiamo deciso, di comune accordo, di ricordarci o di provarci, okay, almeno di mettere il cronometro, così proprio facciamo una cosa fatta bene. Fatta bene, perché sappiamo anche i secondi. Sì, sì, in modo tale, sì, se uno ci mette un secondo di meno, prossimo al perfetto. Sì, dai, 9 e mezzo. 9 e mezzo, per... il tempo di... solo perché non era istantaneo. Giusto, che non è istantaneo, perché ci vuole la preparazione. Sì, ci vuole da farla. Zero fila, bello. Speriamo sia anche buona, quindi
9,5 per il tempo. Quantità? Allora, l'abbiamo divisa a metà, sono comunque una media di 2 euro l'una, perché sono 4 euro una schiacciata così. Io direi grandezza, quantità. Allora, gli ingredienti non ce ne sono tantissimi dentro, però direi abbastanza, quindi per me un 7,5. Io direi che sono abbastanza d'accordo. La schiacciata, non so se lo vedi, schiacciata... non vorrei fosse congelate, riscongelate, eccetera. Allora, sicuramente sono riscaldate, non sono fatte sul momento. Sì, esatto, le riscaldano. Non è male, perché la vedo morbida, croccante all'esterno, però bisogna andare all'assaggio. Buon appetito a tutti. Super croccante, mi piace. Il problema è troppo mollicosa. Molto croccante all'esterno, però c'è troppa mollica dentro. E c'è uno strato importante. Rimane leggermente asciutta, per fortuna c'è la crema di formaggio che rende il tutto più cremoso. Infatti sotto è molto meglio. Sopra dà molto spazio alla mollica, quindi c'è un conto se fosse bella piena, compenserebbe, sarebbe ok. Però c'è più mollica che condimento, effettivamente. Formaggio, sappiamo che formaggio è. A me sembra Philadelphia, sì. C'era anche il pecorino, eccetera. Non so se fanno crema di pecorino, roba così, però questo è Philadelphia. Che ci sta bene insieme alla finocchiona, da quel contrasto dolceastro. Alla bontà, per ora, la finocchiona è ottima, super saporita, ma schiacciata e formaggio abbassano molto il voto, secondo me, perché il formaggio è un po' anonimo, la schiacciata più d'accompagnamento. Diciamo che il protagonista è il salame, però sicuramente buono, sufficiente, 6,5. Sì, non spicca, perciò anch'io penso di tenermi sul 6. 6, penso il voto. 6 più, dai, 6 più. Prezzo però, qualità, prezzo 9, prezzo. Perché paghi effettivamente una cosa che vale. Secondo me il rapporto qualità-prezzo ci sta. Passiamo alla prossima. Seconda tappa, il girone dei ghiotti sulla stessa via dei fratellini. Già c'è la fila appena aperto. Questo è un buon segno, Francesco. Schiacciate calde calde. Attesa notevole, 20 minuti. Girone degli Otti, me l'avete consigliato più di uno, più di due, più di tre. Quindi significa che molti di voi lo conoscete, che è valido e tutto il resto. 5 euro, 5 euro a schiacciata, l'abbiamo divisa a metà come l'altra, quindi è un po' più grande, come vedete. Allora, un po' più sottile e ok, sì. Come hai detto te, meno mollicosa, eccetera, ma... Signora Vespa, non è per lei, la paghi. Ho detto che la paghi, poi c'è da dire subito un paio di robe... Ah, vuole stare con signora noi. Signora Vespa, ci fa compagnia. Farcita meno, aspettato 20 minuti. Punti meno, punti meno, punti ci meno. Ci dovrebbe essere la qualità degli ingredienti a questo punto. Sbriciolona e crema di pecorino. Top, secondo me, è combinazione questa qui. Secondo imbattibile. Me anche. Sì, anche secondo semplice, me. Due ingredienti. Allora, ma valida. Voto attesa 6. Ma solo perché siamo arrivati a prenderla e non ci siamo rotti le palle prima. Stava aprendo, perciò sì, un 6. Un 6 ci sta. Se fa pure cagare, la abbassiamo. Buon appetito a tutti. Che botta. Croccante e bottarella di salame, cioè molto saporito. Di sbriciolona. Molto più salato, insaporito alle spezie, pepe. Vero? È molto più pepato. Come vedete comunque anche dentro ha un aspetto leggermente diverso, non so se si vede. Però sì, è più pepato, più è salato. È più maschio questo qui, ha un bel carattere. Più carismatico, è vero. Riempito leggermente di meno, ma più buono. Quindi hanno compensato un po'. Però se devo dire la verità, non sento tanto la crema di pecorino, che secondo me dovrebbe essere valorizzata. Io mi ero totalmente scordato che c'era, se non me lo ricordate, non mi ricordavo neanche che c'era. È arrivato il sole anche qui, cioè dobbiamo stare tutto il video in controluce, ma non è possibile sta cosa. Crema di pecorino non esiste. Vorrei assaggiarla da sola, che è molto buona. Se assaggi da sola è veramente molto buona, delicata, fresca. Allora, è molto buona. Non si sente se la mangi col salame, quindi il salame la fa sfigurare molto. Un po' colpa nostra perché ci abbiamo affiancato a noi questa combinazione. Bontà, un bel 7, secondo me, perché è più dell'altra, ma io non mi sento ancora, per quella che ho provato dell'antico vinaio, scalfirla via. 7,5, anzi, perché ci si avvicina, capito? Sì. La sfiora, la tocca un po', gli annusa un po' il culetto, secondo me. Io penso sì che 7 sia il suo voto. Per la schiacciata in sé, per gli ingredienti. 7,5 quindi. Sì. Prezzo 5 euro per questa. Significa se abbiamo dato 9 a quella, 8. Per me 7. Prezzo 7. Tutto pare 6, 7, 7. Sì. Più severo. Per me è ok. Andiamo alla prossima. Terza. Piazza della Signoria. Cavolo. Qui, a veramente poco dai due che abbiamo provato, c'è Vinaio Fiorenza, che sta esattamente lì davanti. Carino, simpatico. Alloggia dei Lanzi, che fai, te ne privi? Alloggia con le statue, le sculture. E lì c'è Vinaio Fiorenza. È tosta. Poi è un posto molto turistico, quindi... infatti, questa qui è zona antico vinaio, eh. Attesa e qualità sono in pericolo qua. Tremano. Raga, ho detto vinaio, era vinaieno. Vinaieno. Perché non so leggere, ho gli occhi storti, e quindi quando ho letto su Google Maps ho detto Vinaio Fiorenza, ammazza, è buono, invece è vinaino. Vinaino Fiorenza.
male, qui abbastanza, per me male. Malissimo. Sbriciolona, ma è più tendente al salame. Ingredienti, quantità veramente scarsa. Allora, partiamo dal prezzo. 5,90, voto totalmente insufficiente. Oh, allora, grandezza, aia. Mano fatta più grossa. Farcitura zero, due fette. Specifichiamo una cosa che anche a noi ci ha messo un po' in difficoltà, perché dovevamo capire la grandezza in cosa andava a infilarsi, quindi il prezzo comprenderà quanto è grande, perché alla fine uno dice ok, spendo poco per mangiare tanto, anche se non è il massimo, ho mangiato tanto, non sono sfamato. Sì, sì. Ci sta, quindi la bontà, la qualità a parte. Voto prezzo 4, perché due fette, allora ok che è grande la focaccia, però un po' mollichina, quindi risparmi di ingredienti, un paio di fette, cioè questa 5,90 significa che per 2 no, euro vero, in più no. Anch'io fai 4 anch'io, sì, cioè, vero, allora paragoniamo l'antico vinaio, perché comunque è il focus di questo video. No, antico vinaio, ok che costa tanto, ma regà, cioè avete visto nel video quanto è grosso. Straborda, invece qua l'hanno tagliata, neanche aumentato di volume tra un po', no, speriamo bene. Almeno nella qualità 3, mamma mia, cioè 5,90 è tanto, 5,90 è veramente tanto, più che altro per una schiacciata così semplice, sì, mettiamola, no, così, perché ci sono quelle da 7, 7,50, sono 22 fette, 3, io gli do 3, sì, da 5,5 4 e 3, grave, buon appetito a buon tutti appetuto. È croccante solo perché è riscaldata. E questo è salame, pieno. Non è sbriciolona. Io qua non lo so, perché io non sono toscano, non voto bontà. Ma che è questo? Mi ha dato il culetto del salame, mi ha dato. Pecorino non ha sapore. Sono... salame manco. È turisticissimo in questa piazza, con parlano inglese, eccetera. Pecorinino, tirchio. Zero. L'Erdammer del supermercato. Ma neanche. Quei fettine là dell'MD o dell'Eurospin. Un galbanino. No. Non ci siamo, 3 a bontà. Io generoso 4. Se fosse stato salame pecorino, già meglio. Ma non mi puoi scrivere sbriciolone e poi mi dai questo. Non ci siamo. Oh, mannaggia. Il tempo l'abbiamo dato, sì. Non abbiamo dato il voto al tempo, ma 10 minuti. Abbiamo aspettato 20 minuti, dando un 6 agli ottoni. Quindi 7. Ma proprio per se sei un turista e non hai idea magari dei prezzi, della qualità, di quantità, eccetera, eccetera, 7. Io mi mantengo sul 6. Anzi, il rapporto quantità. Anzi, vado anch'io col 6. Non ne valsa la pena l'attesa. Quindi abbiamo metà del tempo, ma ne valsa metà della pena. Esatto. 4, 4, 6, 3, 3. E 6. 6. Speriamo meglio la prossima, tanto ce ne sono. Abbiamo la fettunta barra la schiacciata, che sono due posti diversi su Google Maps, due locali, ma comunque si chiamano nello stesso modo, sì, in qualche maniera. Un ristorante, uno fa schiacciate. Quello è l'antico vinaio e questa è la fettunta. Diciamo che alcuni hanno fatto in tempo ad andare all'ospedale aspettando la schiacciata. Ci siamo fermati qui un pochino, vabbè, 6 euro, ci siamo fermati all'alimentari davanti per prendere un po' d'acquetta, perché tutto carni, ci è bisogno, c'ho anche il brioschi. Si torna sempre qui, l'acqua si rimane sempre la cosa più buona. Fisso, esatto. E c'ho anche il brioschi, quindi bel re proprio. Oh, ah. 29. Però cavolo, hanno un peso specifico notevole, devo dire, eh. È qui, cavolo. Ma ci vediamo bene. Bella, bella spessa schiacciata, morbida, croccante sotto, bella carica. Poi, tutto guarda, bello stratificato. Bello grosso. Pomodorino secco, sbriciolona, pecorino. Mi è cascato un pezzo. La mia si sta distruggendo, quindi è un po' da capire. Farcita bene sia di sbriciolona. 10 centesimi in più. È roba. 10 centesimi. Non ha senso. In più. Tempo di attesa. Tanto. Però accanto all'antico vinaio e c'era fila. Esatto. Lì c'era paradossalmente meno fila, ma abbiamo aspettato comunque un pochino. Rapporto quantità-prezzo. È tante, eh? 7,5. Quella dei fratellini abbiamo dato 9. Ci siamo corretti con quantità-prezzo, quindi forse i fratellini diventa 8 o 7,5. Ok. Quindi forse questo diventa 8. 8. Sì, dai, 8, 8. Sono d'accordo. Quindi i fratellini... 8. Non ne vogliate, ma siete stati i primi, quindi avevamo pochi metri di paragone. È sempre così, è sempre così. Fratellini, comunque, prezzo più basso di tutti. Sì. Però comunque pagate una quantità ridotta. Qua invece 2 euro in più, sì, è quasi il doppio. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Pomodorino secco, senti che lavorino che ti fa in bocca. Ah, però la schiacciata è molto morbida. Ma la cremina di rucola è proprio maionese rucolata. Molto interessante. Sbriciolona, pomodorini secchi, crema di rucola e pecorino. Quindi più ingredienti, più farcita per 10 centesimi in più. È assurdo, non ha senso. Vi rendete conto di quanto cambia un paio di vie? Senti solo la cremina di rucola. Cercatele, ficcaci la lingua dentro. De prepotenza. È proprio maionese rucolata proprio. Come dicete? Tipo maionese. Tanta roba. Mm-mm. Unica nota negativa. Diciamo altre. Vediamo. Due.
3, la schiacciata. Il pecorino. Cazzo, non lo so, il pecorino a me è poco carismatico. Sarà perché ti viene da Roma, quindi sei abituato a quel pecorino bello degliardo. Io sono abituato a quello bello stagionato. Quindi c'è da dire anche questo, qua magari lo fanno più morbido. È più delicato questo. Sì. Comunque un minimo di carattere ce l'ha, coperto dai pomodorini. Però a me dà noia, sì, schiacciata. È sempre la solita cosa, cioè lo provi da, sì, solo, ci sta, ma... A me dà noia schiacciata perché è tutta morbida, anche il sotto, la base, vero, vero, è morbida. Focacciosa in un certo senso. Prendo lo sbilancio, la winner, batte l'antico vinaio. Batte l'antico vinaio? Batte i ghiottoni, batte i fratellini, batte tutto. Al momento, io mi sono sbilanciato. 6 euro, comunque 7 euro, era un po' più grande, però questo mi sembra più saporito. Pomodori secchi mi piacciono un po' di più perché sono più... carismatici, okay, hanno quel salato che punge, sì, tagliente. Sì, sì. Sapore bello scuro. Forse non lo batte, però è un'alternativa perfetta. Sono uguali. Sì, no, no, infatti. Se c'è filo antico vinaio. Antico vinaio forse leggermente di più, ma freschezza e attesa fanno calare i prezzi. Sì, sì, i voti, non i prezzi. Sì, sì, sì. Meno attesa, più saporito, proprio di forse di centimetri più piccolo dell'antico vinaio. Quindi bontà, io darei un 8. Insomma, mezzo voto questo per me. 8 e mezzo. Tra l'8 e mezzo e il 9, Comunque stiamo là, cioè se la schiacciata era perfetta, croccante, tutto eccetera, sì, cioè rasentava la perfezione quasi. Buona, molto buona come combinazione. L'attesa? Attesa 22 minuti, è un bel po', però ne è valsa la pena, ne è valsa la pena. Quindi un 7. Sì, anch'io 7. Cioè, sì. Due civici dall'antico vinaio, No, infatti è pazzesco questa cosa. Quindi il fatto che l'attesa sia tipo un quinto. Sì. E non è nemmeno finita. Intanto, se sei arrivato fino a questo punto del video, iscriviti, metti like se ti sta piacendo. Ovviamente. Anche lui c'ha il canale, quindi ti devi per forza iscrivere, perché lui vi porta anche in giro per Firenze, Grosseto, Marina di Grosseto. Tutte cittadine. Finito il tour, da settembre partiranno i miei ufficiali. Verrà censurato nel video, ma glielo dirò. Ah, strabello! Queste sono fighe. Dovete stare connessi al canale, allora. Non c'è verso. Partiranno un po' di cose carine, eh. La schiaccia matta. Schiaccia folle proprio. Schiaccia pazza, proprio folle in culo. Troviamo in zona Sant'Ambrogio, Mercato delle Pulci, la mia università, quindi la conosco bene. Quindi sa tutto lui qui, è perfetto. Me l'avete... Oddio, ma io mi devo ritirare. C'è 100.000 iscritti e mi devo ritirare, assurdo. Anche questa me l'avete consigliata voi. Sarà meglio dell'antico vinaio? Scopriamo. Oh, quella di prima... Quella di prima ha fatto il suo dovere. Là, quella di prima secondo me vince questo video. E forse anche tutti gli altri video. Quanto c'è ancora da vedere. Aspettate perché arriva anche la seconda parte, forse la terza parte di queste schiacciate, perché mica le guardiamo tutti in questi un video. Questi stomaci non si pieno facilmente. E neanche i video, perché se, a meno che non devono durare 50 minuti l'uno, purtroppo vi devo dividerli in parti. Quindi attendete pazientemente, perché la schiacciata che mi stai per scrivere sotto questo video potrebbe essere nella seconda o la terza parte, quindi attendiamo un attimino. Easy. Allora, regola dei Simpson, raccontaci un po'. Se diventa trasparente, va mangiato. Bello un ticcio, abbiamo trovato sta bella panchina, quindi ci mettiamo qua proprio a fare la sauna in una postazione bella comoda. Come i vecchietti, ci mettiamo qui. Easy. Mamma mia! Mamma mia, quanto cazzo è unta! Ai ai ai, però farcito veramente, veramente povero. Oh, sempre queste inquadrature a Franchino comunque, pure a Milano. A Milano mi sono messo su una panchina a mangiare il kebab, ho detto, cazzo, ma lo sai che questa inquadratura... È proprio franchiniana questa inquadratura, no? Ma guarda qui quanto è unto. Molto pizzistica comunque, sì. Lui aveva detto appunto che era molto alla pizza. Infatti anche il sapore. Sì. Il sapore è proprio pizza. Molto salata, unta. Non molto generosi, sì, però. Piccolina. Piccolina, farcita poco, l'abbiamo presa con sbriciolona, crema di funghi. Che è anche crema di funghi, ma che è? Male, non ci siamo proprio. 6,50 euro. Poi ci abbiamo messo anche pecorino, anche. Allora, se abbiamo pagato 5,90 quella, che era a me. No, 6. No, 5,90. No, quella farcita male. Ah, ok, sì. Quella gli abbiamo dato 3, 4 circa. Questa è costata solo 60 centesimi in più. Mezzo che... Comunque ci sono due ingredienti in più, sì, rispetto a quella, sì, è praticamente. Un po' più grossa, magari. Quindi non un 3, 4, ma 5. 5 perché quasi. Cioè quasi, sono 6,50 euro, ci sono tanti ingredienti ma farci di poco. Se mi mettevi un pelo in più di sbriciolona allora ci poteva stare. Ecco, ecco, a sbriciolona, cioè non è proprio sbriciolona, sono fette intere, quelle invece erano molto più... Sbriciolate. Sbriciolate le sbriciolone. Buon appetito. Buon a tutti. Appetito a tutti. Croccantina però. Questa qui è schiacciata, se mai batte tutte le altre.
Croccante sotto, morbida all'interno, salata, unta, è esattamente quello che cerco. Senti, se aveva questa schiacciata, quella da 6 euro... Perfezione, veramente. Aveva battuto 10. Punto 10. Stiamo trovando tantissime alternative, cioè proprio molto diverse, a livello di impasti, a livello di farciture, a livello di prezzi. Io mi aspettavo ci fosse uno standard. Per esempio, no. Ad Arezzo, se avete visto il video ad Arezzo e se ve lo siete persi nelle schede, tutte lì stavano, farciture, molto prezzi, simili. Tutti okay. Simili, tutte come un tartufo l'ho prese. Sì, sì. Erano più o meno, questa un po' più grande, tartufo 5 euro con sbriciolona o salame toscano, crudo, robe così, tutte lì uguali, ma proprio andavi in qualsiasi posto, tutti simili. Invece qua, proprio altalenante. È bello. Un è bello. Botto altalenante. Carattere, questo quindi significa che abbiamo scoperto che la via dei Neri, dove c'è sta l'antico Enaio e le altre, praticamente è la via, l'unica via su cui dovete andare. Sì, praticamente probabilmente verrà fuori da questo video che Via dei Neri sarà la via delle schiacciate grosse. Via dei Neri Futura. Via dei Neri Futura. Nuova via Toledo. Praticamente. Allora, un po' anonimi gli ingredienti. Io sento praticamente solo il pomodorino secco. Mi sta narrando i pensieri. Avrei detto la stessa cosa. Stavo proprio aspettando di finire. Ti sento un po' il salato e il salame nel retrogusto. Però comunque... Traducete queste parole con la mia voce e avete sentito veramente i nostri pareri. Non direi altro. Cioè, dobbiamo solo decidere un voto uguale per entrambi, perché abbiamo detto le esatte cose che pensiamo. La crema dei funghi! Non la sento. Parlo carciofi a me. Io ho preso un pezzo di fungo e mi pare un carciofo. Carciofo lontano però, cioè proprio dietro l'angolo nascosto. Voto prezzo l'abbiamo dato? Sì. 5. 5, giusto. Perché era più, ma non sufficiente. Voto bontà, al 3. 7 5. Meno. Come 5, dai. Allora, facciamo una cosa. 7 meno 6. Perché è sufficiente. Non fa schifo, non fa cagare. Come quell'altra di prima. Non è che non ci piace. Io qui voglio premiare tanto la schiacciata perché è veramente molto molto buona. Mi piace croccante. Vero, forse quello salva un po'. Il pomodorino secco ci sta. Basterebbe un po' più di ingredienti, quantità. E secondo me a quel punto avrebbero carattere. Tempo? 7. Abbiamo aspettato 7-8 minuti sì, circa. Dai. 7 voto, 7 voto. Sì, dai. Stava servendo anche altri, c'era 3-4 persone prima di noi. La schiacciata mangiata in una sauna, la prima volta, eh? Vero. Una bella saunetta comunque totale qui. Perfetto. Mai più questo errore. Ascoltatemi molto molto attentamente perché ci abbiamo tante schiacciate da mangiare ancora. Firenze. Tante schiacciate. Il video sta a durare già troppo, quindi ci vediamo per la parte 2. Iscriviti, metti like perché la droppo a 2005. 2005, dai. 2500 like. 500 like a schiacciata. 500 like a schiacciata, regà. 2500 like, seconda parte ve la droppo. L'andiamo a registrare tra qualche minuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli.